Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Nel Vangelo secondo Matteo, in quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti domenica 26 maggio 2024. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 28 di San Matteo, versetti 16-20. Continuiamo la nostra lettura del libro di San Manuel Gonzales. Siamo arrivati a pagina 134. L'abbandono della liturgia della Santa Comunione. Capitolo 13. Di come la Santa Messa sia la migliore preparazione e azione di grazie alla Santa Comunione. Per non pochi cristiani è un grande problema indovinare come poter utilizzare la mezz'ora di Messa per non annoiarsi in essa. Da qui questa smania di riempirla con rosari, devozione ai santi, lettura di orazioni, trattate da devozionali, e si tenga presente che non parlo che dei buoni assistenti alla messa e non dei distratti, annoiati, ciarlatani o provocatori che frequentano non poche messe, soprattutto nei giorni di precetto dei defunti. Una conoscenza ancorché rudimentale della liturgia della Santa Messa eviterebbe tutti quegli sforzi per trovare dei pii riempitivi per una mezz'ora tanto ricolma di misteri, insegnamenti, utilissime trazioni e occupazioni dello spirito cristiano. Quanto è meglio ascoltare la Messa secondo la suddivisione liturgica esposta a pagina 71, dove trattammo della liturgia della Messa e all'interno di essa ricevere la Santa Comunione. Avendo questa convenientissima e ragionevole suddivisione liturgica della Messa, ben presente alla mente, mettendo da parte gli altri libri e devozioni, per buoni che siano, da impiegarsi secondo i loro tempi e opportunità, chi assiste al Santo Sacrificio si disponga a purificarsi, illuminarsi, donarsi, immolarsi, unirsi e ringraziare rispettivamente con la Santa Madre Chiesa militante, che è l'offerente principale, con il sacerdote celebrante, e quando giungerà il suo momento a fare la comunione, solamente con le disposizioni che il transito di queste considerazioni hanno lasciato nella sua anima. E la buona comunione che farà sarà molto gradita al cuore di Gesù e a quello della Santa Chiesa. Ecco, questo è sicuramente un tema che credo anche oggi abbastanza frequente, e cioè: cosa fare durante la Santa Messa? È perché il rischio è un po' quello di non sapere come riempire quei minuti. Adesso non è che c'è più la possibilità di dire il rosario, perché lui sta facendo riferimento, già ve l'ho detto, la messa antica, quella in Vetus Ordo, quella tutta in latino, per cui c'erano ampi spazi di silenzio per i fedeli, e quindi è molto diversa la struttura di quella messa da quella di adesso. Adesso ovviamente ci sono molte più risposte da parte dei fedeli, poi ci sono tanti canti, così. Ecco, però credo che rimanga sempre un po' questa tentazione di riempire la messa con altro. Perché? Perché non siamo molto, come dire, preparati, forse, a contemplare tutti questi misteri che si manifestano, che si realizzano nella Santa Messa. E invece noi dovremmo disporci alla Santa Messa
per essere purificati, illuminati, per immolarci, perdonarci, per unirci, ringraziare. San Manuel ci ricorda proprio questo. E poi a fare la comunione proprio con questi sentimenti. Dovremmo proprio partire da qua. E allora sarebbe bello che le nostre comunioni, le nostre sante messe fossero, come dirvi, contrassegnate proprio da questa, ecco, da questa particolare concentrazione sui misteri che nella Santa Messa avvengono. Ecco, allora proviamo anche oggi a fare questo esercizio e dedicarci al Signore in questo modo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.